Tommaso Esposito, migliore in campo del Real Furbagino contro la Blue Team. Di migliore in campo Borriello per i Blue Team. Tommaso, iniziamo da te. 4 gol per te, ottima prestazione contro una delle squadre più forti del torneo, il Blue Team. Cosa hai da dire su questa partita? Una partita pensavo che era... Vogliamo dire un attimo il punteggio, quanto è finita? È finita 6-2. 6-2. Dimmi, dicevi Tommaso? Grazie anche ai miei compagni di squadra, abbiamo riuscito a vincere questa partita. Sapevo che loro erano secondi in classifica. Sì, no, sicuramente molto più dura, però è stata discrezza con l'arbitro. Erano terzi, siamo noi secondi in classifica. Terzi, secondi in bocca di se ne vada, grazie. Sono contento per questa prima, la mia prima partita, 4 gol, sono molto contento. Non male, sicuramente un bel bottino. Liquidiamo, Tommaso, chiudiamo con un ringraziamento, una dedica? O qualcuno in particolare? Ai ragazzi di Medaglia d'Oro. Ai ragazzi Medaglia d'Oro, eccoli là in preda ai campi, ai crampi. Ah, non sono loro, ok. Ragazzi del calcio. Ok, ciao Tommy. Passiamo a Borriello, partita tosta questi Real Furbagino. Sicuramente una squadra che nessuno si aspettava che desse così fastidio a voi. No, noi abbiamo qualche problema ultimamente, non riusciamo a avere più il gioco di prima. Ci manca qualcosa, dobbiamo un po' iniziare a aggiustare un po' la squadra, anche perché ragazzi, siamo sempre a cambiare, quindi... Diciamo siete una squadra molto sudamericana che accusa molto il freddo, secondo me. Sì, molto. Sicuramente, il fattore freddo è un po' tosto, è molto duro per voi. Soltanto questo, comunque, ha detto anche un po' di trame troppi, di squadra. Sì. Un po' troppi cambi durante le partite che non ci fanno... Comunque buona prestazione, buon voto per te, vuoi dedicarlo a qualcuno? Ah, mia ragazza. Perfetto, ciao. La salutiamo, voglio dire il nome, la salutiamo? Chiara. Ciao Chiara, un saluto da tutta la SK, alla prossima, ciao. Ciao.